cari amici, un giorno quando i discepoli ritornarono da Gesù per raccontargli tutto quello che avevano fatto girando per la predicazione, facendo miracoli, Gesù li vide stanchi, quasi esausti e disse loro: venite in disparte, venite a riposare. Bene, chi ha bisogno di riposo, chi lavora, chi fatica, il pigro non ha bisogno di riposo, né di riposo mentale o fisico o spirituale. E allora che tu possa trovare, ecco, un tempo veramente di riposo mentale, psichico, ma soprattutto di riposo spirituale. È stato bello quando qualche giorno fa un amico mi ha detto: Padre Lorenzo, ho bisogno di riposare, ma di riposare per crescere sempre di più, ecco, nella serenità e nella tranquillità della coscienza, perciò vado a fare un pellegrinaggio per pregare di più, per comprendere sempre di più, ecco, che Dio mi ama. Bene, vuoi riposare veramente nello spirito? Sant'Agostino, colui che era tormentato in ogni istante della sua vita prima di convertirsi al cristianesimo, quando ha scritto le confessioni, mi sembra, se non erro, nel primo capitolo, ha detto una frase che molti conoscono a memoria, e la frase è questa: Signore, il nostro cuore non trova riposo fino a quando non riposa in te. Ecco, che tu possa dire come il salmista: sono come un bimbo in braccio alla madre, tranquillo e sereno, senza occupazioni e senza preoccupazioni. Che il Signore ti dia veramente il riposo dello spirito, perché quando troviamo il riposo dello spirito, anche il fisico, ecco, trova veramente la sua salute. A tutti allora, una santa estate. Amen.